Alla presenza di tutte le autorità cittadine e provinciali e di Sua Eccellenza il Monsignor Arcivescovo di Ravenna e Cervia, Giuseppe Verucchi, è avvenuta la manifestazione di inaugurazione della nuova sezione didattica del Museo Dantesco di Ravenna. Manuela Mambelli, lei è la coordinatrice della sezione didattica del Museo Dantesco che viene inaugurato oggi. E allora, quali sono le novità e i punti forti di questa sezione didattica e come è strutturata soprattutto? Dunque, è una sessione didattica che nasce dall'esperienza di 7 anni di lavoro comune a Ravenna e in Italia con i progetti didattici Dante in rete. I progetti didattici Dante in rete nascono appunto nell'anno scolastico 2003-2004. Promossi dall'Istituto Tecnico Statale per Geometri Camillo Morigio di Ravenna. Questa è già un'altra caratteristica molto particolare perché un istituto tecnico che decide a un certo punto di affrontare Dante, insomma, è, se non quantomeno, come dire, un po' inusuale, sicuramente se non un po' strano. Ma è nata quest'idea appunto insieme ad alcuni colleghi. E il primo anno alcune classi di questo istituto di Ravenna in rete con alcune scuole di Firenze. Il progetto ha avuto successo, i ragazzi hanno risposto con grande entusiasmo, interesse e impegno, per cui è un lavoro che è proseguito negli anni successivi in rete con altre scuole di Ravenna, la quasi totalità delle scuole di Ravenna e quindi poi con scuole di Verona, di Firenze, appunto Verona, La Spezia, Venezia, Napoli e via dicendo. È da questa esperienza, quindi dall'impegno, dall'entusiasmo dimostrato dagli studenti e anche dalla dedizione di tantissimi docenti, che è nata l'idea di aprire una sezione didattica all'interno del rinnovato museo del Centro Dantesco. Quindi dobbiamo ringraziare sicuramente Padre Ivo Laurentini, che è il direttore del Centro Dantesco, l'arcivescovo di Ravenna, Sua Eccellenza Monsignor Verucchi, in quanto appunto il Centro Dantesco è nato negli anni 60 grazie all'opera dei frati minori conventuali, ancora oggi appunto è un'opera dei frati minori. Abbiamo cercato di organizzare il museo in questo modo. Innanzitutto, un nota bene, è un'apertura, come dire, temporanea, provvisoria, perché poi tutto il lavoro riprenderà in modo più completo con il settembre dantesco. Padre Ivo, allora oggi è un bel momento, si inaugura questa sezione didattica, che vuole in qualche modo essere da sprone per le nuove generazioni. Per noi è molto importante, soprattutto come ha detto Sua Eccellenza poco fa, perché la tomba di Dante non sia qualcosa di morto, di qualcosa di tanti anni fa, ma ancora ci presenti attraverso la sua opera, quello che Dante voleva dire alle generazioni di allora e alle generazioni di oggi, un messaggio di salvezza per tutti.